abbiamo preso impegni a fronte di 4 di questi 17 obiettivi, che non vuol dire che non ci impegniamo su anche a molti altri accessori, ma mediamente un'azienda che prende più di 3 o 4 impegni comincia a diventare poco focalizzata, quindi sono 4 e sono facili ricordare perché sono tutti numeri dispari, 7, 9, 11 e 13. Questi sono i 4 obiettivi su cui siamo focalizzati. E chiaramente il 7 riguarda dare a tutti energia pulita, quindi energia verde in maniera accessibile e conveniente a tutti. Questo è l'obiettivo numero 7. Il 9 riguarda invece le attività che possiamo fare per sviluppare le attività nell'industria, innovazione e infrastrutture. L'11 riguarda un'attenzione particolare a rendere sostenibili le città, le aree metropolitane e le grandi città del mondo, quindi uno sforzo sulla vita all'interno delle aree metropolitane, su cui, anche se ci sembra strano, ma sempre più la gente va addensandosi. E naturalmente il 13, che è la lotta al cambiamento climatico. E gli impegni che abbiamo sono misurabili attraverso una serie di metriche che il Global Compact ha adottato, e rispetto a questi obiettivi abbiamo delle scadenze temporali che vanno da qui al 2030, quindi una serie di obiettivi misurabili nel tempo. Tutte le nostre attività fanno in qualche maniera riferimento, sia dal punto di vista strategico sia dal punto di vista operativo, a questi 4 obiettivi. Non bisogna arrivare a una pandemia per capire quante cose sbagliate mediamente facciamo. Noi oggi abbiamo una situazione in cui le diseguaglianze, la crescente separazione tra chi ha e chi non ha, tra chi può e chi non può, anche per quando dico può e chi non può, anche chi può fare il lockdown e chi invece non se lo può permettere, e tante parti del mondo sono purtroppo in questo momento in preda a una dilagare dei casi, proprio perché la gente non può permettersi di stare chiusa in casa, perché deve lavorare ogni giorno per guadagnare quello che gli serve per mangiare ogni giorno. Ecco, questo ci fa riflettere sul fatto di quanto ci sia di insostenibile nel mondo e di quanto ancora strada c'è da fare. Quindi la pandemia ce l'ha reso proprio evidente in faccia, e ci ha anche chiarito che è bene accelerare su questa strada in maniera decisa se non vogliamo andare a schiantarci. È veramente importante. Dopo il coronavirus ci sono due aspetti. Un aspetto molto, molto banale, banale fino a un certo punto molto concreto, che è l'economia, quindi cosa dobbiamo fare per far ripartire il ciclo economico in tutto il mondo. Ricordo che quando è arrivato il coronavirus non c'era in atto una crisi economica, anzi il mondo andava in una fase di evoluzione abbastanza interessante. Quindi rispetto alle precedenti crisi economiche, è una crisi che è arrivata perché qualcosa è venuto da fuori e ha provocato una stasi. Bisogna che ripartiamo e ripartiamo tutti insieme, perché se parte solo un pezzo del sistema economico, dopo un po' si ferma, perché ormai il mondo è collegato in maniera tale che è necessario partire tutti insieme. Quindi il coordinamento di questa ripartenza economica è fondamentale. Per farlo è necessario investire, ed è una buona opportunità per investire nelle cose che ci servono e che sapevamo ci servivano anche prima del Covid. Quindi investiamo nel nuovo, in quello che ci serve per rendere il nostro mondo più sostenibile. Non investiamo in quello che avevamo perché poi sapevamo che dovevamo cambiare. Quindi è una grande opportunità di cambiare subito per far ripartire l'economia. Ma soprattutto c'è bisogno di riprendere un po' la fiducia nello stare insieme, perché è difficile che ci rimettiamo in cammino se abbiamo paura di stare insieme. Quindi è fondamentale che, oltre al vaccino e a tutto quello che dovremmo mettere in pista perché la gente si senta tranquilla, psichicamente, cioè insieme, vuol dire felici di stare insieme, non timorosi di stare insieme. E devo dire, questa secondo me sarà una cosa che nel tempo lascerà il segno. Quindi è bene che lavoriamo su questo, sui giovani, sulle persone che in questo momento, anche gli anziani, sono rimasti isolati più di altri. Cerchiamo di lavorare per permetterci di ritornare felici uno vicino all'altro.
Noi abbiamo una visione della nostra azienda che ha una sua finalità, cioè non siamo soltanto un'azienda che lavora perché deve distribuire dei dividendi ai nostri azionisti. Quello lo facciamo al punto tale che addirittura li garantiamo per 3 anni. Quindi quello che abbiamo scoperto è il motivo del nostro operare, perché noi esistiamo, a che serve il nostro lavoro. Noi abbiamo una missione molto chiara, che è quella di portare la luce, di tenere la luce accesa laddove la gente lavora, laddove la gente vive, laddove la gente decide di muoversi. Ed è un mestiere meraviglioso, quindi farlo in armonia con l'ambiente, quindi senza distruggere le risorse naturali, d'accordo con le persone e aiutandole ad avere sempre più facilmente questa preziosa risorsa che è energia elettrica a costo sempre più basso, con contenuto di carbonio sempre più basso, quello è il nostro contributo alla sostenibilità. Non dimentichiamoci che tutte queste aziende, le aziende elettriche, sono nate con una missione che era portare la corrente in posti in cui non c'era. Dopo la guerra, tutte queste aziende sono nate con questa missione e questo spirito di servizio rimane profondamente radicato in tutti noi. Quindi portare questo e cercare di contribuire a fare sì che sia diffusa, sempre meno impattante nell'ambiente e sempre più facile da usare, sempre più a buon mercato, è il nostro contributo alla sostenibilità.